Ce l'hai un manager? Personaggio come lui? Sean, go now! Direttamente dalla mia scuderia. Non scherzare, lui è richiesto a Abu Dhabi. Sì. Dubai, Abano Terme. Andiamo. Sei richiesto. Sono più le volte che dobbiamo rispondere che Leone non può andare che le volte in cui lo mandiamo. Inutile, assolutamente inutile. No, stai iniziando a guardarlo con occhio strano. No, è inutile dirvi che io sono colpito. Distinto, colpito ed innamorato di questo. L'agenzia Scotti. Non entrare nella sua agenzia. La tua è solo sole. L'investimento della Scotti Brothers lo ha portato a nuova maschera, nuova arma ed una nuova sfrontatezza. Ce l'hai un manager? Maria c'è, è perfetto. Ti prendo ogni tanto, non sempre, eh? Maria, ti ringrazio, sei più di una sorella per me, hai capito questa mia tendenza. Noi avremmo fatto per te questa 24 ore, vedi? No. La scuderia Scotti. E c'è tutto quello che... Ecco. Se Belen ha voglia di vestirti, puoi scegliere tu, perché ci sono i vari occhiali tipici di un agente importante, no? Poi abbiamo anche tutti i tuoi biglietti da visita che possiamo distribuire. Sì, ne vuoi? Sì, grazie, perché sento... Questo è tutto... No, c'è tutto, anche il cappello. C'è tutto. Sì, io. Posso distribuire. Allora, metta chi questi. Vuoi? Tutto è la sua agenzia, io. Questa, è tutta roba sua. Questi sono i contratti, Simone. No, dagli a Gerry tu. Non questi sono ripassi. I contratti, queste sono le spillette. Stai ma c'è il numero di telefono. Poi Belen che mi farà il nodo alla cravatta, capito? Cioè, prego. Non è... Prego. Grazie. Gerry, ma c'è il tuo numero davvero sul biglietto? Sì, eh? Sì. È il numero di telefono di Gerry. È il numero vero. Chi è interessato? È pronto, prego, ragazzi. Ecco. Prego. C'è grazie. Scritto no, pure no. Basta. Oh. Perché quando ti prende quel momento, questa è la tua valigetta, quando ti prende quel momento è giusto che tu sia vestito. C'è anche questo, c'è tutto. Era più delicata quell'altra. Ecco, però, sì. Tutti quelli... Diciamo che tutti i tuoi clienti ti sono riconoscenti. Beh, quasi tutti. Anche l'ultimo, Quattro Occhi, quello in cui sei andato nella gabbia, è riconoscente all'agenzia. Beh, vorrei vedere. C'è stato un caso. Sì, uno solo. Uno che non solo tu hai preso le sue parti, questo è riconoscente. Sì, sì, lui sì. È in agenzia a pieno titolo. Sì. Ma l'altra volta tu hai cercato di salvarne un altro. Sì. Che invece è assolutamente irriconoscente. Ma veramente? Partiamo dal film. Ma roba da sì. Sbattonaggio. Sì. Simone, dai un bicchiere d'acqua sì. A Palumbo. No, vado che... io, sono io. Il curatore di questi fenomeni naturali. Sì. Tu sei gentile qua, eh? No, aspetta, perché ha dato tutto. Fallo bere che è pallido, respirare. È pallido. C'ha la mia età, c'ha la mia. Fallo bere che è pallido, Gerry. No, si è ripreso. Oh. Vabbè, io voglio esprimermi, così mi tolgo il pensiero. Vai, a me i personaggi così autentici, veri, che si mettono in gioco, piacciono, mi sono sempre piaciuti, per me Vincenzo vale. Oh, ok, stoppiamo qua. Quindi tu mi hai dato l'acqua, sì. Mi hai detto che per te valeva, ti eri preoccupato del ginocchio, sì. Benissimo, perché Teo gli ha detto di no, Rudy gli ha detto di no, io gli ho detto di no. Io sì. Tu gli hai detto di sì. Sì, è da lì che è iniziata la patologia. E guarda lui cosa dice dietro le quinte. Sì. Il Gerry può giudicare solo sulla musica. E De Ballo non ci capisce niente e non può giudicare. Tomo Mucchi è un cantante così, ma quello De Ballo non ci capisce niente. Quell'altri due lasciamo perdere, non mi piacciono perché mi sono comportato di male. Cioè, quegli altri due lasciamo perdere, siamo io e te. Però, su di me ha ragione. Eh sì, su di me ha ragione.
su di te sono no. senza parole. Ecco, lo facciamo entrare. No, vai qui. No. Ciao. Ciao. Lasciamo proprio il tempo. Jerry che è dimagrito. Ciao Jerry. Io capisco. Capisco, sono anche gelosi, un po' invidiosi, un po' gelosi. No? Io vedo ciò che loro non vedono, io vedo attraverso, io vedo oltre. Ti posso perdonare, c'ho qui il contrattino. Solitamente chiedo il 30% per te, perché sei un amico, ne ho fatto una apposta, è il 40%. Avanti, dai. Vogliamo rifar vedere adesso che sei dimagrito un po', hai messo a posto il ginocchio, eccetera. Cosa sai fare? Dai. Sei pronto? Sì. Non mi deludere! Dai. Signori, è tornato! Come il figlior prodigo alla casa del padre! E allora io vi dico, prendete il vitello più grasso. Beh no, adesso mi sono montato un po' la testa. È il vitello tonnato più che altro. Prendete un vitello tonnato e godetevi l'esibizione di Vincenzo Palumbo! Andiamo! Sabati saranno riempiti da... Questa è Zumba, se non è Zumba. Oh ragazzi, questa è Zumba. Allora, signori... Come se non l'hai capito? Questa è Zumba. Se non l'hai capito. Come che la fa stamattina. Guarda, allora, posso dire Rudy, una cosa? Non capisci niente. No, allora, senti, innanzitutto... Non cominciare a mi chiamano... Nel mio villaggio turistico mi chiamano Rudy Zumba, non sì. Rudy Zumba. Quindi ma io tu di Zumba... Ma cazzo, tu non sai, fa... non sai manco cantare, sì. Evitiamo discussioni. Ma io non faccio mica il cantante. Allora, signori, signori, c'è un annuncio? Sì. Penso si può denunciare la scuderia Scotti? No, la trasmissione penso possa finire qui perché c'è il vincitore sì. della... No, scusate. Ce l'hai? Vincenzo, sei proprio una delle cose peggiori no. dopo l'orchite. Tu devi stare zitto, non devi parlare. Perché tu non sei, tu stai là per scommessa, lascia perdere. Per scommessa di questa te la regalo, Scommessa di chi? Stai là per tu non sai cantare, mi stai là per scommessa. Posso ma io... Ma posso mica fare quello che fai di là? Ci sono solo pure io. Ma detto, lì c'è stai per scommessa, lascia ma perdere. Ma per scommessa non devi parlare. Devi stare zitto. Io sto zitto. Finalmente qualcuno che ha avuto il coraggio di dirlo. Tu non sai manco cantare che parli. Ma io cioè, non faccio il cantare. Hai fatto una canzone parlando giocando a basket, a rugby. Ma che canzone è? Ma che canzone è? Sei suonatissimo, l'ho sentita. C'è da dire tipo Pomodori. Zitto, non devi parlare. Ma io non faccio il cantare. Ah, loro tre adesso possono parlare. Prima no, adesso sì. Basta. Maria De Filippo, signori, procediamo. È lei che io vorrei rivedere il video.
video dove dicevi loro due lasciamo stare, ma va bene. Scusami. Lasciamo stare perché c'è niente da dire. Come io l'ho invitato lui. Ah, ok, quindi per sistemare le cose, ma tu hai rovinato l'atmosfera. No, perché Vincenzo l'altra volta non devi parlare. Tu del senso non devi. Alombo, Alombo, possiamo riascoltare la canzone di Rudy perché io ma io non la conosco, tu vai su YouTube e la senti. Sì, sì, sì. È vero, ma la senti. C'aveva 22 anni. Confermo. Canta, era assolatissimo. C'aveva i capelli. C'aveva i capelli. Era la medaglia le patate. Sì, ma io non facevo il cantante. Ma tu facevi niente, che sei niente. Tu sei ma niente. No. Ma lui è stato presidente di una casa discografica. Ma di che? Ma che dici? Palumbo, però volevo dirti una cosa, io ti ho visto migliorato nel ballo. Te l'ho fatta io la coreografia. Aspetta, aspetta, però dopo hai rovinato tutto attaccando questa polemica. No, perché no, non mi piace, perché lui sempre salsa, pure qua c'è te sì, brava. Però, non pure qua c'è te brava salsa, non mi interessa. Però adesso Rudy si è alzato portando le bacchette di tutti. Sì, ho capito, non mi interessa. Vabbè, ma poverino, portava anche la mia. Io lo preferisco quando mi insulta che quando balla, pensa un po'. E te devo un'altra cosa. Sono tre anni, sono stato fermo. E adesso mi preso a ballare. Sono entrato in polemica. Questa di tutte le cose che hai detto è la notizia peggiore. Ma ha rovinato però il lavoro, sono entrato in polemica. Palumbo, che hai ripreso. Ma licenza, no, non è nato il rapporto. T'ho detto no, non scendere in polemica. Vabbè, stavolta il pubblico ti vota. No, c'è un colpo di scena perché Rudy, secondo me, hai detto no? Io ho detto mai. Così se ritorna già lo sa. Intanto è scontato. Tu sei scontato sempre. Sempre. Sono in sala. Ragazzi, scusate, io credo che la scuderia Scotti non è nata per caso. Cioè, non è che uno, vedi, prende la valigetta, fa tutte. Io ho anche il biglietto da visita. C'è tutto lì. Sì. Allora, quando io sentirò cantare Rudy Zerbi, dirò no a quest'uomo. Ma quest'uomo ha sfidato Rudy Zerbi. Dunque io dico sì. Ti dico un'altra cosa, qui al programma si sono esibiti 3 giudici su 4, Gerry Scotti, tu l'altra settimana che ti ha fatto quella cosa con gomito e Maria De Filippi ogni tanto ha ballato l'altra volta, lui non si è mai esibito, mai. E ti sbagli perché questa volta c'era una sorpresa, signori, Rudy Zerbi! Hai sbagliato! Lo so. Vai Rudy! Rifai la zumba! No, non si alza! Allora! Non si alza! No! Non si delude! No! Non si alza! Non si alza! Non si alza! Sì, non si è mai alzato, lasciamo. Aspetta, sfida a braccio di ferro. Io posso fare qualunque sfida. Ok. Pure a braccio di ferro. Dai, non c'è problema. Va bene. Quella è una neba, capito? La marmellata sulla fetta di scogliere. Non sarà questo a farti un uomo, però metticela tu. Ma lui sta già spingendo. Sfondalo! Sei. Cioè, ridammi il contratto, va bene. Questo lo grazie, tengo per Palumbo. Il prossimo, va bene. Però ragazzi, è stato sportivo. È stato sportivo. È forte Palumbo. Dai, di per te o sì, per me sì. E il pubblico? Per Maria? No, Maria no. Per Rudy? No. No. Io per e te o sì? E il pubblico non mi deluderà, lo sento. 77%. No. Ciao Palumbo. È una delle botte peggiori della mia carriera.